che vi porterà al sovrasterzo. Niente, seguitemi pure, io faccio due giri con voi, facciamo uno slalom. Qua vedete dei palletti arancioni, non succede niente, se qualcuno dovesse toccarli, non c'è nessun problema. Oggi nasce in Italia la Scuola Superiore DECRA per la Sicurezza Stradale. L'idea è quella di riqualificare gli insegnanti e gli istruttori. L'Austria nel 2003 ha introdotto il programma per i neopatentati. Quasi tutti siamo impreparati, perché sono momenti che non ci aspettiamo, che non abbiamo mai affrontato. Così si vede anche sulla piastra, anche sapendo cosa succede, si vede la gente con gli occhi aperti, con la bocca aperta. Allora, cos'è che succede? Noi portiamo qua i clienti, li facciamo prima fare una guida di prova, ma non di prova nel senso che devono provare dov'è il limite, ma di provare o per vedere cosa fanno loro. Li mettiamo dentro in curva e li facciamo fare come sono abituati, non li diamo all'inizio consigli, ma li facciamo provare anche per vedere come guidano. Un secondo momento li fermiamo, gli spieghiamo: ma avete successo? O avete visto quello che è successo? Sì, abbiamo visto fa questo, fa quell'altro, abbiamo visto nella curva il sottosterzo, abbiamo visto nella piastra portiamo la macchina a sovrasterzare. Ah, ok, avete visto cosa bisogna fare? E poi vengono vari discorsi: sì, ho sentito in curva bisogna accelerare con la trazione anteriore sul sovrasterzo, bisogna fare tutto tranne frenare. Però come abbiamo visto, questo si può fare. E così cos'è il grande effetto, il grande vantaggio? Che il cliente impara guardando, provando. Io dico anche sempre, prendo esempio me, che sono tutto il giorno sotto allenamento, però ogni tanto mi capita sulla strada l'imprevisto e anche lì il primo momento sguardo va verso il pericolo. Ah no, devo guardare la via d'uscita, la via di fuga, però anch'io al primo momento, essendo ogni giorno sotto allenamento, il primo mezzo secondo, secondo, faccio proprio quello che dico tutti i giorni alla gente non fare. Il discorso è che si possono fare tanti corsi sulla sicurezza stradale, tanti corsi sulla guida sicura, ma il vero obiettivo da poter raggiungere è quello di evitare di trovarsi in una situazione del genere. E oggi quello che abbiamo visto è praticamente come i nostri istruttori, in collaborazione con altri istruttori, istruttori di scuola guida, appunto hanno verificato le potenzialità di corsi di guida sicura, di elementi didattici da inserire nel programma di conseguimento potente. E nel contempo abbiamo, come prima abbiamo sentito, il tutto viene fatto sotto il grosso cappello di DECRA, DECRA che è una realtà mondiale, DECRA che ha investito tantissimo delle sue risorse in aspetti di sicurezza, ma non solamente aspetti di sicurezza per veicoli, nella verifica e nello sviluppo di nuovi congegni, ma anche in altri aspetti, quali può essere l'adattamento dei manti stradali, l'adattamento dei guardrail, via dicendo. Per cui DECRA è sicuramente una realtà mondiale che dà un suo grandissimo contributo a nuova guida. Noi vogliamo essere sinonimo di qualità e quindi anche un genitore, anche lo stesso ragazzo che deve decidere in quale autoscuola andare, ovviamente l'auspicio e anche la sfida è quella che identifichi il nostro marchio come proprio un sinonimo di qualità.
oggi è stato organizzato un evento che per noi riveste particolare importanza, in quanto appunto il presentarsi di DECRA, il presentarsi di nuova guida, l'importante accordo siglato fra le due parti, cioè, ci viene in qualche modo confermato nel nostro spirito di fondo che è quello che la sicurezza stradale non deve rimanere un fatto locale, ma deve essere trasmesso su tutto il territorio nazionale. Oggi abbiamo iniziato, credo, anche in Italia, grazie a questa partnership, un nuovo percorso per la sicurezza stradale e per il mondo delle scuole guida. La nuova guida, sì, ovviamente è la nostra mission aziendale, quella di essere un network d'eccellenza. DECRA in tutto questo darà un supporto con tutti i suoi aspetti e le sue competenze tecniche attraverso i centri di eccellenza che abbiamo in Germania, l'attività che fanno tutte le nostre consociate nel mondo, per portare a questa partnership che ci vede uniti nel futuro in questa battaglia per la sicurezza stradale con la nuova guida, nel costruire appunto, dicevo, un percorso virtuoso che ci permetta di andare oltre quelli che sono stati i passi che fino ad oggi si sono fatti. DECRA oggi ha sviluppato un format sulla sicurezza che ha analizzato nel tempo il veicolo, le infrastrutture e attraverso i suoi laboratori anche tutti gli incidenti che succedono in determinate parti d'Europa e nel mondo. Da tutto questo bagaglio di esperienze nasce in Germania la prima scuola DECRA per la sicurezza stradale. Oggi nasce in Italia la Scuola Superiore DECRA per la Sicurezza Stradale con l'obiettivo di trasmigrare tutte queste informazioni, tutte queste conoscenze e di metterle a disposizione dell'Italia, quindi del nostro governo, che potrà attraverso, ci auguriamo, anche le nostre conoscenze, diminuire il costo sociale della mortalità, degli incidenti che ci sono sulle nostre strade e quindi dare un forte supporto. Abbiamo molte idee in mente per il futuro. Crediamo che il governo italiano ne sarà soddisfatto. Il nostro impegno è comunque fermo, deciso per costruire un nuovo percorso di sicurezza stradale. Filosofia è quella che chi frequenta un corso è meglio che venga con la sua macchina, perché la sua macchina potrebbe non essere dotata di un sistema ESP o altro sistema elettronico che congegno elettronico che aiuta nella guida. Per cui chi viene con la propria macchina va a conoscere anche il comportamento della sua macchina in situazioni critiche. Entro la fine dell'estate scriveremo il metodo, la nuova guida e aggiungo la nuova guida DECRA e quindi sarà proprio codificato quello che deve essere proprio il Vangelo da seguire nell'istruzione.